Minecraft, ma se stai al sole ti bruci e muori. E non vogliamo davvero che questo succeda, vero? Io sono in creativa, quindi mettiamo game mod survival. Vediamo un po' cosa succede. Oddio, ragazzi, vedete? Inizia già a bruciare. Andiamo sotto. Tappa. Oddio, due cuori! Mi sono salvato per tanto così. Ma è difficilissima questa modalità. Ragazzi, è difficilissima. Come si fa a prendere il legno? Devo iniziare la mia avventura. Come si fa? Dov'è? Vediamo un po' qui. No, ragazzi, qui non c'è. Eccolo laggiù il legno. Eccolo. Però qua si muore. Oh mio Dio, come si muore male. Attenzione, con niente. Ok. Tappato. Tappato, perfetto, legno, si va avanti così, siamo fortissimi, vai con il legno e con la crafting table, mettiamola qua, oddio, no, aspetta, sbagliato, ok, altro legno, dovrei iniziare a scavare un po' di terra, no, non ho messo il legno su, preso, ok, ci siamo, ok, facciamo i nostri stick. Ora serve un altro pezzo di legno e... No! Oh mio Dio, stavo per morire male. Credo che questa bellissima caverna potrebbe fare il caso nostro, perché... Ok, che si muore male al sole, ma qui tutto... No! Mezzo cuore! Oddio! Ragazzi, no, non so se capite, ma quanto è difficile questa modalità. È troppo difficile. Ok, però bisogna fare spazio, perché mi sa che dovrò vivere sottoterra. No, questo non va bene. Ok. se muoio male, è finita. Perdo tutto. Ok, abbiamo 10 pezzi di terra. Quindi vuol dire che posso tappare... Cioè, per prendere legno, ragazzi, devo fare così. È impossibile questa cosa. Mamma mia. Ok. Yes. Ok, non possono più farmi male. Prendiamo il legno. Dai, ultimo. Così almeno possiamo scavare, possiamo andare giù. Ok. Perfetto. Questo. E vai, ce l'abbiamo. Ok, c'è un altro pezzo di legno. Attenzione, speriamo non si incastri lassù. Ok, non si è incastrato. Siamo salvi. Siamo salvi perché possiamo fare anche una spada. Oh... Ok, ci siamo, possiamo scavare. Siamo salvi perché ora possiamo... forse con l'armatura, attenzione, aspettate, sto pensando, con l'armatura mi posso proteggere? Però ho un mezzo cuore, quindi mi sa che non sopravvivo. No, mi sa di no, quindi mi serve qualcos'altro. Mi serve un ombrello, abbiamo un ombrello in Minecraft, mi sa che non c'è un ombrello. Quindi come facciamo? Bisogna aspettare la notte. Si aspetta la notte, si prende il cibo e quindi bisogna aspettare un po', almeno non credo, non lo so. Non so quanto duri il giorno perché non so appunto quanto è passato. Qui però rompe le scatoline, qui tacco, cioè qui rompe le scatoline e lassù si può andare? No, si può andare perché lì ci sono le foglie, quindi possiamo salire ancora un po', vediamo un po', sperando di non morire male, Moriamo male, attenzione, no, ok. Perfetto, prendiamo l'ultimo pezzo di... Oh, così. Torniamo giù. Così posso fare anche un'ascia. Posso fare anche un'ascia perché ora con questi abbiamo altri stick. Ne facciamo altri. 1, 2 e posso fare un'ascia. Oh, facciamo un'ascia. Eccoci qua. Almeno abbiamo tutti gli attrezzi, quelli indispensabili almeno. Se trovo del ferro abbiamo anche dell'acqua. Ok. Possiamo avere tutto, però bisogna tappare tutto. Qui bisogna allargarci. Ok, per prendere quel pezzo. No, maledetto! Ok, subito sotto. È bello che mi rispawna fuori. Ma cosa? Cioè, ancora soffro? Oddio, anche qua soffro. Oh, com'è possibile? Cioè, ma prende anche la piccolissima luce che emana. Non è possibile questa cosa. Non è possibile. Cos'è? Anche il blocco emana. Oddio, c'è la diorite. No, ragazzi, devo tornare dove ero prima. Il problema è che dove ero prima? Ora come si fa?
come sia, bisogna scavare così. Andiamo avanti. Finché c'è la terra, noi siamo salvi. Se se no, andata. La diorite, che schifo. Andiamo avanti. Dai, no, ancora diorite. La diorite, ragazzi, porta sfiga. L'ho sempre detto. Guarda, vedi? Vedi, finché c'è diorite, c'è sfiga. Nuovo motto. E non va bene. E non va bene così. Andiamo avanti. Ancora diorite. Ragazzi, la diorite porta sfiga. Oh, vedi? Finita la diorite. Finita la diorite, qui non si muore. Andiamo avanti così. Io sto scavando a caso, dove devo trovare tutti gli attrezzi di prima. O almeno devo capire dove sono. Ok, attenzione. Qua si alza, quindi vuol dire che sono in una collinetta. Ce la farò a tornare dove prima? Ho tanti pezzi di terra, quindi vuol dire che se arriva notte posso fare dei passaggi. Posso costruire... attenzione. Attenzione, qui c'è un passaggio, Ok, attenzione, ci si può fare, andiamo in qua. Ci sono dei mostri, sto sentendo dei mostri. C'è una caverna vicino a me, è diventata notte? Non mi fido, ragazzi, aprire sopra, non mi fido. Quindi continuiamo a scavare e vediamo se raggiungiamo un qualcosa di riparato. Attenzione, ci sono anche i glitch, ci sono i bug, ma cos'è? Vediamo un po'. No, non va bene, non va bene, ma quanto dura questo giorno? Ragazzi, è difficilissimo, credo che sia la modalità più difficile che mi sia capitata. Ma è fantastica però, è fantastica perché è incredibile, è molto molto difficile. Secondo i miei calcoli dovrebbe essere qua la famosissima... e bellissima, oddio mamma, ho fatto i torri, scavo sopra, muoio. Dicevo, il famosissimo ruscellone, quello bellone che dicevo prima, quello bello, eccolo, sì, ce l'ho fatta. E sta avvenendo anche notte? Sbaglio o sta avvenendo notte? Mi sembra di sì. Piano piano. Ok, tappato, tutto, perfetto. Prendiamo tutto. Ok, abbiamo anche un passaggio. Il problema è che ora siamo senza torce. Quindi vuol dire che potrebbe spawnare qualsiasi cosa qua dentro. E mi viene anche da pensare, ma le torce? Fanno male? Cioè, anche la luce delle torce fa male? Perché se è così, siamo messi bene, siamo messi molto bene. Sì, molto bene. Molto bene, ci fanno malissimo e siamo a punta a capo. E qui non vogliamo che siamo a punta a capo, perché se no si rimuore e si riva laggiù. Si va laggiù, quindi vuol dire che io posso... No, non posso, perché volevo mettere a cuocere così, non posso. Eh no, cosa faccio? Cosa fai, Mino? Cosa fai? È notte, possiamo andare su. Quindi vuol dire che qua possiamo... Ok, possiamo andare fuori, quindi prendiamo tutte le cose che ci servono. Questo ci serve, sì, anche il piccone ci serve, questo ci serve, la cobblestone ci serve. Ok, bisogna andare a fare da mangiare, perché sennò qua si muore male. Laggiù c'è un villaggio, buono così, e mi sa che dovremmo anche fare... credo un... ecco, anche lì gli zombie. Dicevo, un tunnel fino al villaggio. Scaviamo un tunnel. No, non mi colpire. No. Dai, dammi da mangiare. Ecco, c'è il mondo qui, benissimo. E vai, grandi. Ma un letto c'è per me. Un letto c'è, maledetti. Ma io vi frego tutto, importa. Sai, vieni, prendo tutto. Oh, bravissimo. Vai, proteggimi, grazie. Grazie mille. Un letto c'è, ragazzi. Un letto. Ehi, maledetto che. Mi hanno preso tutti i letti. Un letto però c'è. Cos'è successo? No, anche la luce così mi fa male. Ma come? Ma com'è possibile? No, non ci credo, Non ci credo, ragazzi. L'avevo detto, anche la luce delle torce fa male. Ma è più difficile di quanto pensassi. Maledetti che non siete altro. Via, meglio dormire. Il problema ora è che è giorno e dovrei fare un tunnel da qui. Vediamo un po'. Ci si fa? Facciamo un tunnel, andiamo giù e torniamo di là. Scaviamo con una carota perché, come tutti sanno, le carote sono fatte per scavare la terra, ovviamente, perché nascono sottoterra, quindi la terra la conoscono bene, quindi guardate lì come la scavano bene. Che dire. Sento aprirsi delle porte qua sopra, quindi vuol dire che c'è qualcuno.
Può darsi che ci sia una casa? Vediamo. Oh, yes! Salve, salve. Mi faccio male? No, non mi faccio male. Attenzione, potrei salire? Vediamo. Sono protetto. Mi posso salire. Torcia, leviamola perché se no mi faccio male. Ok, attenzione, stare lontani dalle. Stare lontani dalle porte, eh. Questa leviamola, almeno una leviamola, ragazzi. Almeno una leviamola perché se no qui muoio tantissimo. Ok, devo stare qua. Devo stare qua, quindi aumentiamo. No! Ho spaccato tutto! E vabbè, io sto qui. Io aspetto e speriamo di non morire. Voi ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti bellissimi like, condividete questo video e iscrivetevi al canale del Dottor Funghetto. Ciao a tutti!